Viaggio lungo 119 giorni, 6 continenti, 32 paesi, navigheremo 32.680 miglia, circa 63.000 km. Partiamo dal Mar Mediterraneo e dopodiché Mare dei Caraibi con Isole Vergini, Aruba, Curaçao, transitiamo Panama, navighiamo sotto il ponte delle Americhe e siamo nel Pacifico scaliamo Port Quezal, Corinto, Nicaragua, la West Coast americana con San Diego, San Francisco, Los Angeles, dopodiché Hilo, Honolulu, Hawaii, Papeete, Bora Bora e Morea. Ci spostiamo alle Figi. Alle Figi scaleremo alcuni porti su Valautoka e Tonga, dopodiché avremo Apia, Samoa, Apia e Pengo Pengo. Ci spostiamo alle Auckland, Australia con la stupenda Sydney, Melbourne e Fremantle. Puntiamo su Singapore, Malesia, Phuket e Maldive con Mahé. Dopodiché vai a Abu Dhabi, Kasab, Muscat. Arriviamo poi a Petra, Giordania, attraversiamo Suez, entriamo a Heraklion, Civitavecchia e siamo arrivati a Genova. MSC sta facendo la parte del leone con 14 nuove navi in consegna entro il 2026, quindi 17 navi dell'anno scorso nuove che porteranno la flotta a 29 unità entro pochi anni e portando la capacità passeggeri a quasi 120.000 posti letto a settimana. Questa scelta della crociera è partita ancora tanti anni fa, perché era il sogno che ho sempre avuto di poter girare il mondo con una nave in tranquillità, in comodità, e quindi ci siamo regalati questo viaggio con la moglie. Siamo i nonni non a tempo pieno, perché ce ne stiamo andando. Io lavoro in comune e mi hanno dato l'aspettativa per il tempo necessario, e invece mia moglie... Io ho rinunciato al lavoro.